Bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti su Sunshine Beauty, io sono Anna e oggi vi recensisco un prodotto di skincare, una crema idratante per il viso, ecobiologica, della Vivi Verde e si tratta della crema viso idratante delicata per pelli sensibili. Questa crema viso idratante e delicata fa parte sempre dei nuovi prodotti che sono usciti della Vivi Verde. Ha estratto di calendula ed estratto di malva provenienti da agricoltura biologica, un'azione idratante e lenitiva. Essendo un prodotto biologico, come dico sempre, non contiene oli minerali, siliconi, coloranti, profumi sintetici, PEG e polimeri sintetici. È certificata Natrue. Promette di idratare e apportare benessere e sollievo alle pelli sensibili e alle pelli che tendono ad arrossarsi facilmente. Si può applicare quotidianamente, mattina e sera, sul viso e sul collo e sul décolleté. È adatta anche come base per il trucco, c'è scritto qua. Sono 50 ml di prodotto e ha un POU di 12 mesi dall'apertura. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la texture, perché ancora ce n'è. È una texture molto simile alla crema per il corpo nuova della Vivi Verde, quella per pelli secche, che vi ho recensito. Vi lascio il link in una scheda. L'odore però è più buono di quello. Trovo che non sia adatta al mio tipo di pelle. Questo ultimamente ho comprato probabilmente cosmetici che non sono molto adatti al mio tipo di pelle per quanto riguarda la skincare. La trovo, allora, innanzitutto quando la applichi si assorbe dopo 2000 ore, proprio, diciamo che non è una crema che si assorbe subito, quantomeno non sulla mia pelle grassa, forse su una pelle secca si assorbirebbe prima, però sulla mia pelle ci sto un'ora per massaggiarla e quando si è assorbita mi lascia la pelle davvero molto molto lucida, quindi direi che non è adatta. Io non la posso bocciare questa crema perché comunque penso che la performance a me non piaccia perché non è adatta al mio tipo di pelle, quindi la posso consigliare a chi ha la pelle secca. Chi ha la pelle secca potrebbe trovarsi bene con questo prodottino anche in estate oltre che in inverno, però per me o per chi come me ha la pelle mista grassa che si lucida facilmente soprattutto in estate, non è una crema adatta. Io la finirò, però non la ricomprerò più perché comunque non è una crema che fa per me, quindi non la boccio. Non va bene per chi ha la pelle grassa, come vi ho detto, va bene per chi ha la pelle secca. Non ho molto altro da dire di questa crema perché comunque se vi doveste basare su come mi ci sono trovata io non la dovreste comprare, perché per come mi ci sono trovata io dovrei bocciarla. Però ripeto, non posso bocciare un prodotto solo perché io ho sbagliato a comprare una crema che non è adatta al mio tipo di pelle, quindi ditemi voi, se l'avete provata e avete una pelle diversa dalla mia, scrivetemi sotto nei commenti se voi vi siete trovati bene oppure no, o se vi ho incuriosito a comprarlo, o se magari avete la pelle secca e la comprerete, fatemi sapere come vi trovate. Ok, per oggi è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, lasciatevi un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video. Seguitemi anche su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao e al prossimo video! Muah!